Buon pomeriggio, bentrovati con l'informazione di RT Calabria. La cronaca in apertura: derubato e tentato di truffare un disabile spacciandosi per finanziere. Per queste ragioni i carabinieri di Cosenza Nord hanno tratto in arresto un uomo di 36 anni, già noto alle forze dell'ordine. Tutti i dettagli nel servizio. Si è spacciato per un uomo delle Fiamme Gialle al solo obiettivo di truffare un disabile. Con questa accusa i militari della stazione Carabinieri di Cosenza Nord hanno denunciato alla procura cittadina un 36enne cosentino noto alle forze dell'ordine per furto aggravato e tentata truffa nei confronti di un disabile. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, l'uomo avrebbe agganciato la vittima spacciandosi per finanziere con un falso nome e chiedendo ospitalità nell'abitazione del disabile. Una volta all'interno dell'appartamento, il malvivente, con destrezza, approfittando di un momento di distrazione del malcapitato, pare abbia portato via dall'interno del portafogli 700 euro in banconote di diverso taglio, che era una parte della pensione di invalidità prelevata nella stessa mattinata. Il malfattore, non soddisfatto, avrebbe, sempre secondo i carabinieri, contattato la vittima chiedendo la somma di 500 euro per avere in restituzione il denaro che gli era stato trafugato tempo addietro e quello che gli era stato rubato in quella giornata, avendo individuato l'autore di entrambi i furti. Ma l'immediato intervento e l'attività investigativa dei militari dell'arma hanno consentito di mettere la parola fine a questa triste vicenda. I carabinieri di Roccella Ionica, invece, gli investigatori del SIS di Reggio Calabria hanno setacciato l'abitazione di Giuseppe Pilato e Mary Cirillo a Monasterace. Pilato, secondo una prima ricostruzione, non essendo in possesso delle chiavi di casa, si sarebbe introdotto nell'abitazione forzando una tapparella della cucina. Appena entrato, ha puntato la pistola calibro 7,65 contro la moglie, sparandole un primo colpo all'altezza della bocca e poi un secondo in prossimità della tempia. Dopo aver preso il figlio, Pilato è uscito dall'abitazione fuggendo via dal luogo del delitto. Continuano invece le ricerche da parte dei carabinieri del cantante rock amanteano Mico Marino. Sono stati i genitori del 37enne due giorni fa a sollecitare l'intervento delle forze dell'ordine, essendo passate troppe ore senza avere notizie di Mico. Il giovane pare essersi allontanato a piedi dalla propria abitazione in mattinata per non farvi più rientro, ad essere stato portato via solo un marsupio contenente soldi spicci, i suoi tre cellulari e il suo portafoglio con tutti i documenti sono rimasti a casa. Diverse persone nella giornata di ieri hanno segnalato la sua presenza nella cittadina tirrenica a Cosenza, ma Marino non è stato ancora rintracciato. Gli inquirenti sospettano possa aver raggiunto amici o colleghi che vivono fuori regione. Da quanto racconta la madre, pare che una cugina lo abbia visto salire su una freccia bianca a Paola, mentre un suo conoscente ne ha segnalato la presenza alla stazione di Roma Termini. La famiglia fa sapere che chiunque abbia notizie può chiamare al numero 09 82 41 89 0. Cambiamo argomento. Per affrontare l'emergenza migranti nella piana di Gioia Tauro, la CGIL Calabria ha formulato 3 proposte a circa un mese dal loro arrivo e per la nuova stagione di raccolta, chiedendo al Ministero e al Dipartimento della Protezione Civile di inviare 300 containers per togliere le tendopoli, evitare il diffondersi delle malattie e salvaguardare la vita dei migranti. Sentiamo. 3 proposte per affrontare l'emergenza migranti nella piana di Gioia Tauro, circa un mese dal loro arrivo per la nuova stagione di raccolta delle arance e dei mandarini. La prima considerazione però che dobbiamo purtroppo fare è relativa all'assenza di una soluzione definitiva del problema che doveva essere affrontata sia dal governo nazionale che da quello regionale. Lo affermano in una nota congiunta Michele Gravano, segretario generale della CGIL Calabria, e Nino Costantino, segretario generale della CGIL della piana di Gioia Tauro. La prima: lo scorso inverno, aggiungono, la CGIL ha promosso a San Ferdinando un incontro con l'assessore regionale Salerno, che anche se con ritardo garantì per un breve periodo acqua potabile e energia elettrica alla tendopoli. Bene, garantiamo questo diritto primario sin dall'inizio dell'attuale stagione. Ci vorranno circa 250.000 euro che sicuramente possono essere trovati nel bilancio regionale. La seconda proposta riguarda il Ministero dell'Interno e della Protezione Civile. Qualche mese addietro abbiamo chiesto
chiesto al Ministero di interessarsi delle condizioni di vita dei migranti nella Piana. Non abbiamo ricevuto alcuna risposta, tanto è vero che abbiamo svolto la celebrazione del 1° maggio all'interno di quei campi per sollecitare inutilmente un intervento. Per questo adesso, ad emergenza ancora non conclamata, chiediamo al Ministero e al Dipartimento della Protezione Civile di inviare 300 container che si usano per affrontare le emergenze quali terremoti, per togliere le tendopoli e evitare il diffondersi di malattia, lo scorso anno si è avuta la scabbia, e salvaguardare la vita dei migranti. La terza proposta riguarda il superamento dell'emergenza, quindi anche degli stessi container e la ricerca di una soluzione definitiva solidale e condivisa. Da subito si attivi un tavolo e lo si mantenga in modo permanente con i rappresentanti del Ministero, della Protezione Civile, di Regione, Provincia e Comuni, delle associazioni sociali e del volontariato, della Chiesa. Queste tre proposte però, proseguono i sindacalisti, sottolineano che il problema dei migranti nella piana di Gioia Tauro non solo non è stato affrontato e risolto, ma ormai si è di fatto storicizzato. Ci sarà dunque una nuova stagione di raccolta e di lavoro che vedrà migliaia di esseri umani per i prossimi 7 mesi lavorare dall'alba al tramonto per pochi euro alla giornata, sfruttati dai caporali e da persone con pochi scrupoli. Ed oltre a ciò, già intollerabile, dovranno riposare, alloggiare, mangiare, dormire e sopravvivere in campi di raccolta e tendopoli, dove in inverno la pioggia, il fango e il freddo provocano malattie e persino la morte, come è successo lo scorso anno. Protestiamo dunque decisamente con il Ministero degli Interni e della Protezione Civile e con la Regione Calabria, perché anche per quest'anno non si è trovata una soluzione definitiva, solidale e condivisa, ma al contempo lanciamo queste tre proposte perché si eviti la barbarie di campi orribili e disumani. È adesso che bisogna intervenire. Una lite per futili motivi stava per trasformarsi in tragedia. A Cariati, in provincia di Cosenza, due persone vicine di casa hanno litigato per le condizioni di una strada adiacente la loro abitazione. Al termine della discussione, Leonardo Fazio, di 50 anni, ha sparato contro Santo Longobucco, di 55. Longobucco è stato portato in ospedale, dove i medici lo hanno giudicato guaribile in 10 giorni. Fazio, invece, è stato arrestato. La polizia marittima, invece, la capitaneria di porto di Vibo Marina hanno sequestrato 5 impianti di depurazione, uno nel comune di Nocera e 4 nel comune di Serra Stretta. Nei giorni scorsi era stato sequestrato il depuratore di Pianopoli, segnalato perché i fanghi finivano nei fiumi. E cambiamo argomento. 5 ex operai della Italcementi di Vibo Marina, chiuso da un anno, sono saliti su uno dei silos dello stabilimento minacciando di gettarsi nel vuoto. Gianluca Callipo, sindaco di Pizzo e candidato alle primarie del centrosinistra, governatore della Regione Calabria, appena saputa la notizia ha voluto incontrarli. Il sindaco di Pizzo, Gianluca Callipo, candidato alle primarie del centro-sinistra, governatore della regione, ha incontrato i lavoratori dell'Italcementi appena saputo della protesta. Infatti, 5 ex operai dell'Italcementi di Vibo Valentia Marina, chiuso da un anno, sono saliti ieri, giovedì 28 agosto, su uno dei silos dello stabilimento, minacciando di lanciarsi nel vuoto. Alla base della protesta, la rivendicazione di una soluzione alternativa al licenziamento. Innanzitutto si deve prendere atto dell'ennesimo fallimento del governo regionale. Lo stabilimento è qui alle nostre spalle, l'azienda è un'azienda che aveva dato una serie di disponibilità, i lavoratori sono giustamente molto arrabbiati sulla incapacità della classe politica regionale di trovare delle soluzioni concrete a questo problema, di andare incontro rispetto a quelle che potevano essere delle esigenze aziendali per far sì che questo sito continuasse a produrre. Noi invece abbiamo avuto una regione, una politica regionale che ha fatto proposte di parchi acquatici e di fesserie varie in alcuni casi, andando poi a perdere di vista quello che era l'obiettivo, e oggi i risultati dopo 2 anni sono questi. Io credo che una nuova classe politica regionale, che ora potranno scegliere i calabresi di qui ai prossimi mesi, dovrà prendere atto del fallimento che c'è stato fin qui e soprattutto, ed è per questo che ho voluto incontrare i lavoratori, per confrontarmi con loro, per prendere degli impegni con loro su quelle che sono le cose da fare. Innanzitutto convocare l'azienda al tavolo nel momento in cui diventerò governatore di questa regione, la prima
tra le prime cose che farò sarà proprio quella di convocare l'azienda al tavolo, riavviare una discussione, capire quello che il governo regionale può fare insieme anche al governo cittadino, alla città di Vibo, che dal punto di vista burocratico può e deve svolgere un proprio ruolo, affinché questo sito, che ancora è qui e che è tra i più efficienti e moderni d'Europa, che l'Italcementi ha, possa riprendere a produrre e possa così consentire a decine di famiglie vibonesi di poter continuare la loro attività lavorativa. C'è da aggiungere che i lavoratori si dicono anche contrari alla decisione del governo di finanziare la cassa integrazione fino a dicembre senza alcuna prospettiva futura di ricollocazione. Altri lavoratori, pur non salendo sui silos, erano fermi davanti ai cancelli dell'azienda per sostenere i loro colleghi nella protesta. E ci spostiamo a Catanzaro perché si è tenuto il 25 agosto al Marina Blu di Monte Paonio un confronto politico tra Vandaferro e Mario Oliverio, intervistati dai giornalisti del quotidiano Il Garantista e Gazzetta del Sud. Ma vediamo il servizio. Tra i commenti che ho ascoltato a fine di questo confronto, molto bello, interessante, dove si è parlato di tante cose, dice: ma Mario Oliverio è già il governatore della Calabria? Sarebbe arrogante da parte mia pensare questo, e so bene che bisogna fare una campagna elettorale, so bene che bisogna confrontarsi, lavorare, costruire attraverso un lavoro intenso di ascolto, di coinvolgimento dei cittadini calabresi, costruire le condizioni per avere il consenso. Io credo che ci sono queste condizioni, naturalmente bisogna che i cittadini conoscano quella che è la proposta di governo che voglio avanzare, l'obiettivo per il quale mi sono messo in campo è quello di creare una condizione diversa nella vita della nostra regione. La regione deve diventare uno strumento di sviluppo e non un ostacolo come è stato fino adesso. Ma insomma, loro hanno le primarie, ma il centrodestra ha scelto Vandaferro? Ah, devo dire c'è grande convergenza, credo che anche la dichiarazione della mia coordinatrice Iole Santelli, dicendo insomma che gradirebbe che fosse una candidata al femminile, dia buone speranze non soltanto alla mia voglia di impegno, ma anche alla sollecitazione che tanti militanti, tanti simpatizzanti fanno all'interno del partito stesso. Questo ovviamente spero che si realizzerà al più presto, e ovviamente questo è stato altrettanto un dibattito, devo dire, serrato, importante, tra due amministratori che hanno fino ad oggi guidato le province, che guardano ovviamente alla regione che vorrebbero, ma che in qualche modo va fatto anche con quell'operazione verità, che non può riguardare solo ed esclusivamente gli ultimi 5 anni, ma la nostra memoria va un po' più indietro a quello che in qualche modo si è fatto e che va modificato. E siamo a Rende, non manca molto all'avvio dei lavori di bonifica nell'area della legnochimica, partite le analisi preliminari sulle acque, sentiamo. In programma per la legnochimica di Rende la partenza dei lavori di bonifica. L'idea è quella di procedere intanto, a seguito della comunicazione alla procura, con un test sulle acque. Insomma, al via la soluzione trovata dall'azienda di liquidazione, saranno prelevati dei campioni sui fanghi ripuliti e sull'esito delle analisi ARPACAL deciderà se autorizzare lo sversamento in acque pubbliche o meno. Qualora l'esito di ARPACAL dovesse essere positivo, si procederà alla vera e propria bonifica. La conferma arriva anche dal Comune di Rende. Facendo un passo indietro, i 3 laghi chimici di Contradalecco furono posti sotto sequestro nel 2010 dal procuratore Dario Granieri nell'ambito dell'inchiesta avviata per indagare sui possibili danni arrecati all'ambiente dagli scarti di lavorazione industriale abbandonati a cielo aperto dal 2002. Dalla perizia effettuata dall'attuale rettore dell'Università della Calabria, Gino Crisci, emerse che le vasche non impermeabilizzate ubicate nella zona industriale di Rende contengono metalli pesanti quali arsenico, cromo, nickel, cobalto e piombo, che potrebbero compromettere il sottosuolo nonché le falde acquifere del territorio. La natura dei liquami è stata interpretata da Legnochimica come acque di scarico, mentre Aspe, ARPACAL, Regione, Province e Comune dicono si tratterebbe di rifiuti speciali da aspirare e far depurare presso un impianto.
E in apertura di seconda parte un servizio che arriva da Catanzaro, dove si è svolta una passeggiata nel centro storico cittadino per far prendere consapevolezza agli stessi catanzaresi delle bellezze che custodisce. L'idea è nata sui social network, ma vediamo com'è andata. L'idea è nata dall'esperienza vissuta da un giovane che l'ha raccontata su Facebook nel gruppo Catanzaro è la mia città. Ha incontrato nel mese di luglio un gruppo di inglesi che in visita nel centro storico ne elogiavano la bellezza degli scorci tra vicoli, piazze, campanili e palazzi di pregio, ma allo stesso modo lamentavano l'assenza di qualsiasi assistenza turistica. Non un infopoint, non una piantina della città, solo l'aiuto del giovane che li ha condotti alla scoperta dei più bei luoghi di interesse del capoluogo. Ecco allora l'iniziativa voluta da Francesco Vallone e Anna Zampina, amministratori del gruppo che conta quasi 9.000 utenti, organizzare una visita guidata in un centro storico ricco di bellezze a molti, soprattutto catanzaresi, sconosciute. Abbiamo pensato di fare questo incontro per rendere visibile in un modo diverso quello che vediamo quotidianamente, cioè una città bella, che spesso noi disprezziamo. È facile sentire dire ai ragazzi, ma anche alle persone più adulte, ma cosa gli fate vedere ai turisti? In realtà forse non sappiamo quello che abbiamo e quello che possiamo dare, perché in molte città basta un niente e si fa un turismo di massa per fare vedere sciocchezze. Noi magari abbiamo cose molto più belle e non le conosciamo. E che l'amministrazione pensasse, vedendo noi, con niente, con nessun mezzo, con niente, di avere che sia da pungolo per fare iniziative che possano aggregare tutta la città, non solo alcuni, ma tutta la città. Questo deve essere, e questo è stato il nostro intento. L'intento per cui abbiamo fatto questa iniziativa è stato proprio quello di aggregare più persone possibili. E ci siamo riusciti, speriamo, e che questo deve essere l'inizio di altre cose che andremo a fare, se ci darete una mano. Il tantan mediatico è stato efficace, in poco più di una settimana sono state centinaia le adesioni e in piazza Matteotti, per ascoltare dalla voce di due guide professioniste, Beatrice Marano e Mario Mauro, la storia della città attraverso le testimonianze che custodisce, si sono ritrovati in oltre 200. Una passeggiata che, partendo dalla Fontana del Cavatore, ha portato il fotogruppo davanti e dentro a molte chiese, dal San Giovanni all'Immacolata, dal Monte al Duomo, passando per la Prefettura e Palazzo Fazzari, e ancora i resti del castello, la zona dello Zingarello, la Villa Margherita, solo per citare alcuni dei luoghi visitati. Un'iniziativa servita anche per lanciare un messaggio all'amministrazione comunale. Il centro storico può essere sfruttato da un punto di vista turistico. Basta organizzarsi, magari con l'ausilio delle tante associazioni che operano sul territorio. E stasera all'azienda agricola Ceraudo di Strongoli Marina i suoni della vendemmia, un evento che parla di terra, di musica e di vini con la partecipazione del Parto delle Nuvole Pesanti. Tutti i dettagli nel servizio. Salvo il Parto delle Nuvole Pesanti nel tour calabrese questa sera intorno alle 18 a Strongoli. Sì, torniamo volentieri, anche se per un evento speciale a Strongoli Marina. È un evento speciale che abbiamo voluto fortemente in collaborazione con l'azienda agricola Ceraudo, ed è diciamo un evento che si intitola I suoni della vendemmia. È un evento che parla di terra, di musica, di vino, e mette insieme queste cose perché vogliamo un pochino rispolverare quelle che sono le nostre storie, le nostre esperienze umane collegate alla terra, e quindi da lì bisogna ripartire per capire un po' il senso della vita che abbiamo ultimamente smarrito, mettendo un pochino da parte il mercato, il commercio. L'intento è quello di rivalutare la nostra tradizione? Assolutamente sì, tant'è che si parte dalle vigne, una camminata verso le 18.30 tra le vigne, ci saranno i contadini che ci spiegheranno tutto il processo produttivo dalla terra alla tavola, passando per le vigne del vino. Poi ci saranno i momenti di degustazione successivi verso le 20.30 e nel cortile dell'azienda degusteremo i piatti tipici, i piatti tradizionali preparati con la ricetta della nonna, e ci saranno vini diciamo da annaffiare questi cibi. Una serata da non perdere, tra l'altro mi sembrava strano che non c'era da mangiare dove ci siete voi e da bere, perché conosco la vostra passione per la cucina calabrese. La nostra passione è, come dire, è ormai
nota e la rinnoviamo volentieri in qualsiasi casa ci troviamo ad andare. Noi per esempio siamo molto più felici quando andiamo a suonare se ci invitano a mangiare nelle case degli organizzatori o di quelli che ci seguono piuttosto che nei ristoranti, perché sennò diciamo, si smarrisce quello che è il senso, anche lo spirito che ci anima in questo viaggio musicale, è quello di recuperare proprio l'anima della cultura popolare e della musica popolare, che era quella di creare un cerchio magico attorno al quale vivere i momenti importanti e i legami affettivi che si venivano a creare tra gli esseri umani. Stasera alle 18.30 all'azienda Geraudo a Strongoli Marina. Beh, diciamo che stasera per noi... Solo rispondermi sì. Sì, ti rispondo sì, ma che volevo aggiungere che questo sì è bello perché noi saremo lì non solo come musicisti ma anche come ospiti di questa cerimonia dedicata all'uva, al vino, alla terra, e a lei e a loro anzi dedicheremo alcune canzoni del repertorio che faremo in serata, in finale con un brindisi di mezzanotte che abbiamo indicato genericamente come brindisi dell'onda calabra, ma che può essere un brindisi dell'onda del vino che poi magari si mischia con l'acqua della piscina. E cambiamo decisamente argomento. Quella 2014 sarà una buona annata per il vino calabrese. Sono queste le previsioni fatte da Coldiretti, ma vediamo il servizio. Leggero calo di produzione, ma più in generale buona annata per il vino calabrese. Quanto prevede la Coldiretti per la stagione enologica 2014? L'outlook previsionale, scritto in una nota che ormai si va consolidando per la vendemmia 2014 in corso del vigneto Calabria, dice che l'annata 2014 è caratterizzata da un calo quantitativo dovuto all'andamento climatico che si attesta tra il 5 e il 10%, con una produzione di circa 350.000 ettolitri che continua a collocare la Calabria come la 16ª regione per produzione di vini in Italia. L'annata qualitativamente buona e si va perfezionando grazie alla favorevole interazione con l'andamento climatologico di questi giorni che ha permesso di raddrizzare la situazione e permettere la maturazione ottimale delle uve. Coldiretti poi sottolinea come tuttavia la vendemmia sia già partita con la raccolta delle uve bianche, dei vitigni internazionali e per poi procedere con i vitigni autoctoni a completare la vendemmia nel mese di settembre inoltrato con lo stacco delle uve, tra cui il Gaglioppo, che daranno vita ai prestigiosi rossi. I viticoltori, evidentemente, continua la nota, stanno con gli occhi all'insù nella speranza di tempo stabile prolungato con giornate di sole, notti fresche e arieggiate che sono gli ingredienti fondamentali per migliorare la qualità dei vini. È iniziata mercoledì 27 agosto al Columbus Innovative Bar la rassegna musicale e gastronomica sul tema al sud del mondo. Il primo appuntamento, un concerto di musica brasiliana con il gruppo Ensemble do Brasil. Si chiama Sud del Mondo. La musica brasiliana doveva essere per forza di cose presente, poi si è coronata anche da una bella presenza, quella della tua, a dettare un po' la danza, è ancora meglio, vero? Sì, sì, è vero. Samba del Brasile direttamente per voi, direttamente per la Calabria. Samba è cultura, samba è musica, è conosciuta fortunatamente in tutto il mondo. E noi siamo qua rappresentando loro nella migliore maniera possibile. Ensemble do Brasil, tanta musica bella brasiliana, non solo samba però. No, no, non solo samba, ci sono tantissime canzoni, generi di canzoni diverse in Brasile, solo che il samba è quella più conosciuta nel mondo. Nonostante i mondiali, la samba va sempre bene. Purtroppo sì, diciamo la verità, il Brasile quest'anno ha fatto veramente brutte figure, diciamo la verità, però meno male che c'è la nostra allegria, c'è il samba con noi, meno male. E poi se si balla in Italia, dove anche l'Italia ha fatto brutte figure. Purtroppo sì, anche voi siete andati a casa, però noi abbiamo fatto peggio, secondo me noi peggio. Perché voi giocavate in casa e dovevate vincere. Sì, in teoria sì,
Volendo o no, noi siamo i migliori giocatori al mondo. No, quando si parla di Brasile si parla di calcio, quindi i migliori giocatori sono i brasiliani. No, il calcio nasce in Brasile, poi diffuso in tutto il mondo e da tutto il mondo sono venuti fuori buonissimi cacciatori. Cacciatori si dice, no? Anche voi avete dei cacciatori bravissimi in Italia, però i migliori siamo noi. E per adesso abbiamo ancora 5 stelle. Però dovevate ballare la samba sul campo, mentre la fate ballare come si deve qui al Columbus. Sì, noi balliamo sempre. Quello non può mancare mai, no? Ed è tutto, grazie per essere stati con noi. Ora vi lascio in compagnia della pagina dedicata allo sport. Si gioca e si gioca allo sci, da notizia confortevole, e speriamo che tutto l'ambaradan non abbia assolutamente distolto la squadra dall'impegno d'esordio con la Ternana. Sostanzialmente quello che è stato sollevato è il classico polverone, non che il problema non sussiste, ma è meno pesante di come lo si è messo in evidenza. Lo stadio è agibile, la faccenda riguarda solo ed esclusivamente l'antistadio e le varie norme da gestire sono succedute ai fattacci di Roma in occasione della finale di Coppa Italia che è costata la vita al tifoso napoletano Ciro Esposito. In poche parole, chi è a ridosso di una gara sosta nel raggio di 500 metri dallo stadio deve essere munito di tagliando d'ingresso, altrimenti qualsiasi soggetto non è autorizzato a fermarsi e trattenersi in tale zona. Questo automaticamente richiede un intervento economico da parte del comune per la recinzione e la messa in sicurezza di tale area, intervento che sarà attuato una volta approvato il bilancio. Assessore Molè, la commissione di vigilanza ha espresso parere negativo per quanto concerne la sicurezza dello scida. Ci sarebbe da intervenire con una spesa considerevole, intorno ai 100-120 mila euro, quello che si dice almeno in giro. Ma comunque in ogni caso domani si gioca. Sì, e a prescindere da questo, cioè, è meglio chiarire, e io ringrazio intanto l'emittente perché ci dà questa possibilità di parlare con tantissimi cittadini allo stesso momento, anche perché c'è stato un allarmismo stamattina un po', voglio dire, mi faccio passare il termine, un po' antipatico, ecco. Noi stiamo lavorando da circa un mese con la prefettura, la prima riunione è stata fatta il 28 luglio, dove la prefettura insieme naturalmente alla commissione di sicurezza ci chiedeva delle cose. Io ho dichiarato naturalmente in commissione dove il comune di Crotone, non avendo bilancio, non poteva farsi carico di 120.000 euro, che questo è il progetto che sicuramente il cameraman dopo inquadrerà, di 120.000 euro subito non avendo il bilancio per poter mettere in sicurezza il famoso antistadio. Il CONI quest'anno, dopo i fatti incresciosi che sono successi al tifoso del Napoli a Roma per quella famosa partita, che purtroppo ci dispiace per il tifoso e ci stringiamo intorno alla famiglia, ha praticamente deliberato delle sicurezze diverse. Praticamente lo stadio, cioè l'entrata all'antistadio, significa che a 500 metri dall'entrata dello stadio ci possono sostare soltanto quelle persone che hanno il tagliando. Bene, noi abbiamo già fatto il progetto, abbiamo già messo in bilancio questa voce, però se prima non approviamo il bilancio naturalmente non abbiamo disponibile questa somma. Noi non siamo una cassaforte, abbiamo lì una cassaforte, apriamo il cassetto e prendiamo i soldi. Noi dobbiamo fare progetti, devono essere appaltati, vanno naturalmente inseriti nel bilancio. Nel frattempo l'amministrazione comunale che cosa sta facendo? Proprio stamattina sono iniziati i lavori davanti allo stadio, per chi voleva può andare anche a vedere, domani mattina ci saranno anche i nostri operai, dove abbiamo stiamo mettendo in sicurezza questi famosi 500 metri che ci dice il CONI, con naturalmente una rete nuova, delle transenne. Cercheremo di mettere nelle condizioni l'antistadio di essere in perfette condizioni perché la commissione possa dire ok. Per quanto riguarda lo stadio, quando sento parlare di inagibilità dello stadio mi viene la pelle d'oca. Lo stadio di Crotone è agibile al 100% per 9.800 posti circa. Se poi qualcuno vuole dire delle cose o non vuole dire delle cose, questo mi dispiace, perché penso che vanno date le informazioni e vanno dati in modo corretto. Visto che l'antistadio è anche una posizione per quanto concerne l'elisoccorso, la coesistenza è possibile?
E in questo noi lo stiamo vedendo con la commissione sicurezza, perché effettivamente lei adesso sta sollevando un problema non indifferente, però quando ci sono queste partite di solito viene spostata sul settore B, quindi voglio dire, il settore B è il centro sportivo che abbiamo qua a Crotone, quindi voglio dire abbiamo già attemperato a questa mancanza nel momento in cui verrà chiuso per i famosi 500 metri. Gesuiti in festa per l'arrivo della squadra del Cosenza Calcio fra i tifosi della frazione di San Vincenzo La Costa. Sostenitori, simpatizzanti e comuni cittadini hanno accolto i beniamini nella piazzetta di Gesuiti tra panini e salsiccia, un video Amarcord e targhe di riconoscimento. Ad organizzare la serata il club rossoblù di Gesuiti, che come ogni anno ha voluto salutare a mo' di buon auspicio l'inizio ufficiale del campionato. Sono iniziative che noi tifosi li vogliamo, perché è giusto che la squadra del cuore, la squadra della città sia vicino alla provincia, alla popolazione, specialmente la provincia di Cosenza, che è grande. Magari paesi come Gesuiti o altri parenti, oppure a Mangone, dove ultimamente ci sono stato pure io, è bello se i giocatori vengono a queste iniziative, perché è una cosa che i ragazzi piccolini sono contenti, aspettano questi momenti. Il mio personale auspicio, e penso che sia quello di tutti i cosentini, è di ritornare subito nella maggiore categoria, nella Serie B, perché comunque Cosenza la ritengo un'area, una città davvero europea in ogni senso, e quindi anche la sfera calcistica penso che abbia bisogno di momenti importanti e di palcoscenici a livello nazionale almeno. Dove arriviamo più avanti possibile, per me va bene. Per me va bene più avanti possibile. È che presto possiamo vedere la nostra squadra nelle prime posizioni. Auguriamoci questo. In bocca al lupo, forza lupi. È tempo di festa perciò per il Cosenza Calcio, già reduce dall'evento di martedì scorso in piazza 11 settembre a Cosenza, una piazza gremita di tifosi a cui la squadra si è presentata. Un modo dunque per avvicinare sempre di più la tifoseria allo stadio. Vedere tanta gente, ecco, venire alla presentazione alla squadra ci fa più che onore e ci fa, ecco, secondo me mettere qualcosina sempre in più la domenica, perché comunque è una cosa bella, no? Alla presentazione vedere 1.500 persone con quell'entusiasmo, a dir poco, è entusiasmante, no? E quindi ci prepariamo per questa sfida, guardiamo le salsicce, che noi le salsicce non le mangiamo, mangiamo la carne di vitello. Veniamo ad onorare questo posto dove c'erano tanti tifosi rossoblu, e quindi speriamo bene. Ma tornando al calcio giocato, il Cosenza ha intanto ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo del difensore Simone Ciancio, classe 1987, proveniente dalla Juve Stabia. Ciancio, la scorsa stagione in Serie B, ha collezionato 16 presenze, cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, vanta un'altra esperienza in B con la maglia del Cittadella, dove ha disputato 44 partite realizzando 2 reti. Il Cosenza ha piazzato dunque il colpo in difesa.